Intanto dall'osservazione della realtà che vede un'industria farmaceutica italiana come comparto di assoluta eccellenza nel mondo, un'eccellenza in Europa, e l'industria farmaceutica è comunque un'eccellenza nel mondo, l'industria farmaceutica europea. E quindi osservando questa realtà la prima considerazione è: la politica ha un dovere, ha il dovere di creare le condizioni di contesto tali per cui questa realtà possa restare forte e solida così com'è, ma possa anche ulteriormente implementare queste caratteristiche di positività e di solidità. Per noi rappresenta un comparto importante, pesa per il 2% sul PIL, quindi stiamo parlando di numeri importanti, ha indici molto interessanti, l'ho detto oggi, un livello di persone, di addetti laureati molto alto rispetto a quello dell'industria, la media, al dato medio dell'industria, una presenza di donne molto alta, soprattutto nel settore della ricerca e sviluppo. Allora bisogna difendersi rispetto a certi movimenti che stanno nascendo, che prendono piede anche in un contesto europeo, e questo è triste perché l'Europa sta perdendo terreno, invece dovrebbe fare quanto più possibile per guadagnarlo, che mirano a ridurre quelli che sono i tempi della protezione brevettuale, e questo è un dato principale, perché se l'industria investe miliardi, investe tempo, risorse, per ottenere un risultato ha necessità poi di avere una protezione che dia il ritorno di quel risultato. L'altro è delle politiche ambientali che sono giuste, che è giusto, come dire, tutelare l'ambiente, che devono esserci, che però non possono essere penalizzanti rispetto all'individuazione dei farmaci e la disponibilità del farmaco e la sua efficacia rispetto alla cura per il paziente. L'altro, l'aspetto più generale, è una situazione di contesto tale che possa consentire di incentivare l'arrivo di investimenti in Italia. Ci sono molte aziende straniere, americane, non solo americane, inglesi, che in Italia hanno messo stabilimenti produttivi, che fanno produzioni dall'Italia, che vanno a soddisfare la richiesta mondiale di determinati farmaci, creare le condizioni di contesto perché questo sia sempre più vero e più valido. C'è un aspetto del quale io credo che sia utile e importante parlare. L'Italia ha messo in piedi un corredo di strumenti, tra i quali la zona franca che riguarda tutto il sud, che è finalizzata a creare condizioni più favorevoli di esercizio dell'attività industriale. Ecco, io credo che il governo dovrebbe aprire una riflessione, un tavolo con queste realtà per vedere di incrociare quegli strumenti con le realtà esistenti e gli investimenti programmati.